Buongiorno, bentrovati con il consueto appuntamento del TG delle ore 13 di Area Centesima. In apertura la cronaca. La notte scorsa, in un grave incidente, è rimasto ferito un 45enne di Corcoreno. La chiamata al 118 è giunta alle 21.30, appunto, della scorsa notte, e i sanitari accorsi sulla rotatoria di Bivio Dondini alle porte di Cento si sono trovati a soccorrere un uomo di 45 anni, PM di Corcoreno, che era a terra con ogni probabilità dopo essere stato investito o urtato da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Il 45enne, dopo essere stato soccorso dai sanitari, è stato trasportato da un'ambulanza con un codice rosso ed ora si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Sant'Anna di Cona in gravissime condizioni. Sul sinistro stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cento, che non escludono nessuna ipotesi. Infatti, se qualcuno ha visto qualcosa, si prega di rivolgersi ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ciao a tutti, oggi realizziamo un gioco molto divertente, il bicchierino rimbalzino. Questo gioco serve ad allenare la motricità fine e la fantasia. Cosa ci occorre? Due bicchieri di plastica, due elastici, della stoffa per fare i capelli, pennarello indelebile, forbici, scotch biadesivo. Ciao a tutti! Divertitevi con il vostro bicchierino rimbalzino! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ordini. Ordini è il tema del giorno. A casa mia ne esistono, ma penso in tutte le case, no? Vai a fare la spesa, fai questo, muoviti per quello, socce, che pesantezza! E quindi gli ordini, io almeno personalmente, li vivo come una costrizione, qualcosa che devo fare. È un ordine, naturalmente. Se ripetuti, gli ordini sono una cattiva abitudine e l'essere umano ha una grandissima capacità, quella di abituarsi al peggio. Però non è una grandissima filosofia di vita. Pensate che gli ordini è un po' come prendere uno schiaffone, ma rovescio dall'idea perché fa un po' malino. Vi faccio un esempio per bambini dai 3 ai 5 anni. Sono lì che colorano la loro figura, escono dalla figura. Perfetto! Devono, perché loro sono nel mondo della fantasia, dove tutto è possibile. Tema un po' più delicato, dai 6 anni in poi vanno a scuola, dove il fate i compiti è imperativo. Ma fate i compiti perché? La domanda, qual è lo stimolo che lo porta a fare i compiti, se non il dovere? Ho un consiglio per saltare questa difficoltà, come trasformare questo dovere in un compito fatto con piacere. Con piacere, capito? Se vostro figlio fosse una macchina che va a benzina e gli continuate a dare del diesel, cioè quello che lui non vuole, che risultati otterrete? Pessimi. Allora, scoprite invece il carburante giusto per vostro figlio, che è lo stimolo giusto, e non serviranno a quel punto ordini per ottenere dei risultati. Lui farà i compiti per il piacere di conoscere, perché quella conoscenza è quella che lui cerca. E vai di benzina! Anche per questa edizione è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione. Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle ore 11 in diretta qui dagli studi di Area Centese, 15 minuti col sindaco, sarà ospite nei nostri studi il sindaco di Cento Fabrizio Toselli. Naturalmente la puntata sarà trasmessa, oltre che in diretta, anche in contemporanea con il linguaggio LIS, grazie alla collaborazione di Elena Cappello. Vi aspetto quindi domani alle 11 e come sempre alle ore 13 per il solito TG. Grazie a tutti, buona giornata.